iniziamo con una notizia davvero strana. Un testimone ha detto di aver visto un anonimato, un signore che ha perso, o meglio dire, gli è stato rubato il costume di The Mask. Avete presente il costume giallo? Quello con cui tutti conosciamo questo personaggio. Ebbene, questo signore aveva creato lui stesso il costume giallo, ma che poi nella sua stessa casa, all'interno della sua abitazione, all'interno del suo armadio, il costume giallo di The Mask è stato rubato. Il servizio di me stesso. È accaduto a casa del fan della maschera, il ragazzo che da sempre gira i suoi video sul personaggio The Mask, ma durante una trasformazione di prova con la sua maschera in mano si accorge che il famoso costume giallo di The Mask è scomparso. Io, come tutte le mattine, sono andato ad aprire l'armadio perché mi devo vestire da The Mask, quindi con il mio abito giallo che ho fatto io. Però quando sono andato lì ad aprire l'armadio, ho aperto, no? E mi sono accorto che quando ho aperto l'anta dell'armadio, il vestito di The Mask non c'era più, era scomparso. E allora sono andato nel panico, ho detto: ma com'è possibile che succeda questo, se neanche l'armadio di vestiti di un uomo è al sicuro, dico io, al giorno d'oggi. La passione, l'energia, l'entusiasmo, tutto distrutto, perché la maschera da sola senza il costume giallo non è nulla, e il ragazzo è smascherato nella sua totale disperazione. Quando sembrava tutto perduto, no? Io ero completamente preso dalla mia disperazione, però poi poco dopo sono tornato di nuovo ad aprire l'armadio per la seconda volta, perché è stata la seconda volta poi che ho riaperto, e mi sono accorto che magicamente il costume di The Mask era dentro l'armadio, e quindi sicuramente chi ha preso il costume si sarà pentito di averlo fatto e quindi me lo ha ritornato. Vorrei comunque ringraziare chi si è messo una mano nella coscienza, perché quel costume per me era davvero tutto. Io non saprei come fare senza quel colore giallo, quel costume, e quindi grazie a te che ti sei ricordato di quello che hai fatto, che mi hai voluto bene. Allora grazie a te che mi hai ritornato costume, grazie. Adesso potrò continuare a fare quello che ho sempre fatto, e The Mask, perché è bello, mi fa stare bene, mi fa stare. Tutto torna a mascherarsi, proprio come un action figure di The Mask, là, in quella casa, in quella via, dove il costume giallo sembrava smarrito. Bene, siamo tornati in onda nello studio del TG Mask, siamo veramente contenti che il costume sia tornato al suo proprietario, all'interno del suo armadio. Bene, per oggi qui è tutto, quindi il TG Mask vi dà appuntamento alla prossima puntata. E ricordate di essere sfumeggianti! Ciao!